Ranieri, voi chiedete come CGIL che per quanto concerne il disegno di legge appalti venga ripristinata la clausola sociale. Perché? Assolutamente sì, questo disegno di legge è stato già approvato in Senato, ad ora è in discussione in Parlamento, quindi noi ci appelliamo a tutti i parlamentari perché emendino questo disegno di legge. La clausola sociale sostanzialmente negli appalti è quella che garantisce in tutti gli appalti pubblici che vengano riassorbiti i lavoratori che si trovano in quell'appalto. Quindi se parliamo di una mensa piuttosto che di altri servizi, pensiamo appunto a tutte le mense scolastiche, le pulizie, pensiamo al servizio di CUP degli ospedali e così via. La clausola sociale consente di riassumere tutti quei lavoratori. Dire, come fa il disegno di legge, che non vi è più la obbligatorietà, bensì solo la facoltà della clausola sociale, significa rischiare che migliaia di lavoratori in Abruzzo vadano a casa nei cambi di appalto. Cipollini, quali sarebbero le ricadute sul settore degli appalti qualora non venisse più garantita l'obbligatorietà della clausola sociale? Ma potenzialmente sono a rischio tutti i posti di lavoro dei lavoratori che stanno negli appalti, soprattutto negli appalti di servizi che sono ad alta intensità di manodopera, in tutta l'Italia e nella nostra regione, nell'Abruzzo e nel Molise. Diciamo che nel nostro territorio, nei nostri territori sono almeno più di 10.000 i lavoratori che stanno in questi appalti. Noi parliamo di tutte le scuole pubbliche, gli uffici comunali, di quelli che sono i presidi sanitari, ospedali, uffici ministeriali. In tutti gli uffici ci sono lavoratori che fanno pulizie, che fanno mensa, che fanno questi tipi di servizi. Vigilanza, questi sono degli appalti. Se ogni volta che viene bandito una gara d'appalto si mettono in discussione i posti di lavoro, si vive in una situazione di costante precarietà.